deciso di suicidarmi. Così che... Ah, bello, si riparte con un HP. Aspetta un attimo, eh. Prima di suicidarmi di nuovo... C'erano degli HP da qualche parte. Eccoli qua. Non c'è niente. Prendiamo un po' di HP. Esperienza. Però pinta. Non detto. Tutto da rifare. Ok. Aggiungiamo sto coso. Prendo il frammento di chiave, prendo anche la cellula energetica, poi ci butto un salvataggio. Allora, qua sembrerebbe che non c'è più. Sembrerebbe, perché ancora non ho l'abilità che mi permette di vedere se ho preso tutto. Ah, là c'è il frammento della mappa. Della mappa. Ma guarda. Quindi andiamo a mettere il frammento della mappa che è a destra, mi pare. Esperienza. Abbiamo sbloccato. Non ho sbloccato niente. Ci fa vedere cosa dobbiamo ancora esplorare di tutta la mappa. Bene. Allora, adesso direi di andare tutto a sinistra e poi ce la saliamo. Saltino qui. No, colpisco. Così. Prendiamo di qua. Cosa abbiamo? Ok, altri frammenti. Questi cancelli sono stati sigillati dagli spiriti del passato. Ah, bene, bene. Ne servono 4. Per andare qua sotto, occhio. Non mi ricordo. Quando mai mi ricordo qualcosa? Da dire che sono passati diversi anni. Allora andiamo un po' di qua, no? Sicuramente poi c'è il modo.
Qua devo cadere. Opla. A posto così. Un po' di vite. Andiamo di qua. No, me ne manca una. Mi manca un frammento. Eccolo lì. Ok, così. Ora si può aprire invece. Il collegamento è pronto. Partita salvata. Ascolta attentamente, è importante che tu capisca. Dovete unire a Marchinata. Ho saltato la linea da paura. Se vedete e non la riaccenderemo. Dobbiamo fare una bella strada fin laggiù. Il collegamento è pronto. Però ho lasciato indietro un sacco di roba. Quindi, no, no, ma qua non ci posso andare. Quindi il gufo ha fatto una strage e noi dobbiamo vendicare i fratelli caduti. Allora, Valle del Vento, Foresta Profonda. Ma guarda quante robe mi sono dato lì. Vabbè, dai, andiamo avanti, poi ci torneremo. Dovete unire a Marchi. Sono noi. Come si dice, non ho ancora il potere. Dai. Ok. Mm.
Allora, andiamo giù intanto per cominciare. Poi più avanti ci sarà un potere che permette di... Ah, yeah. Permette di rompere le rocce friabili. Ancora più forte, vabbè, per ora niente. Sicuramente poi mi ricordo sarà tipo il martello, boh, c'è qualcosa che sicuramente spacca quelle rocce. Contenitore di luce grande, fatta aggiunta. Ho guadagnato un punto abilità. Abilità sblocco. Varie abilità per... Aumenta la forza. Fa apparire la maggior parte degli oggetti. Ma questo è carino. Indicatori sulla mappa. Interessante. Vabbè, facciamo questo qua un attimo. Ecco, mi fa vedere degli oggetti. Bene, bene. Meglio che niente, adesso c'è quello. E se è questa l'abilità? Fiamma caricata. Per usare questa abilità tieni premuto X. Ok. Sì, forse... No, non so se sarà questo, però lo vediamo subito. Sì, no, sarà questo per forza. Però se ero mezzo sicuro che ci fosse il martello. Bene, così ora posso distruggere anche quell'affare. Così. Posso andare giù. Vediamo un po' che così sblocco la scorciatoia. Ah, però uso... Ok, utilizzo delle... Ok, ho sprecato l'energia blu. Andiamo a cercare altra energia blu. Ho solo due. Un po' lassù. Due cristallo. Bene, direi che uno o due dovrebbero bastare. Ho sbagliato. Ho sbagliato, va bene così. Collegamento pronto. Ma dove siamo? Bene, siamo tornati dove eravamo verso l'inizio del gioco. E per salire però mi ci vuole ancora qualche abilità. Doppio salto. Ah no, so, ci vuole tipo lo scatto. Sì, 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 ho capito quale abilità ci vuole. Provo a riesplorare la zona di prima, dato che abbiamo il potere nuovo. Quindi intanto salgo anche un pochino di livello. Farmiamo qualche amichezza.
da laggiù. Direi di andare un attimo. Secondo me non ha senso. Quella lucina lì, ma non credo di poterla prendere. Io ci torno così tanto per, ma no, anche perché lì ho trovato la nuova abilità, ma non credo che sì, dai, almeno ci vado, almeno prendo un po' di punto esperienza. Infatti è lassù, però come caspiterina ci arrivo? Direi che così non ci arrivo di certo. Bene, vorrà dire che troverò un'altra strada. Questa parte non c'è niente. Provo ad andare a tutta destra. Ah, poi risaliamo in alto. Proviamo ad andare avanti. Là c'è il mega albero. Tutto. Proviamo a tornare dal mega albero. Non di qua. Ma di là. Quando sparano, sparano, eh? Bene. Qua non c'è niente. Ok. Pensando se tornare dal mega albero per aprire quella, per buttare giù quella lastra laggiù. A destra. Posso salire poi, sì. Fatto. Albero della vita. Valle del vento. Ecco, qua sicuramente ci vuole il... un'abilità che ancora non ho. Probabilmente non è neanche... devo andare di qua. Guarda, mi fanno il mazzo. Ah, l'ha rotta lui. Ma io sono sicuro che c'è un'abilità che mi permette di... tirare gli oggetti. Cadu l'abilità. In questo modo hai guadagnato un punto abilità. Un collegamento di genere, sì.
Ovviamente non devo venire da questa parte, però già che ci sono. Già che ci sono. Vabbè, con un HP non ci faccio molto. Vabbè, dai, andiamo. Via, il punto abilità me lo son preso. Tutto a destra. Distrutto. Chi è che mi scrive? Io sento fare Nico The Slayer solo per voi a metà prezzo nell'angolo in basso a sinistra del supermercato. Buonasera Nico, chi non muore si rivede, eh? Come dicevano i vecchi saggi orientali. Diciamo che ormai quando sento fare un ma come mai a metà prezzo? Ma così, perché mi stai simpatico. Come stai, grande? Credevi che sparivo? Cioè, sì, diciamo che sono mezzo sparito. Però, vabbè, boh, si fa il possibile, ragazzo. Bene, te? Bene, bene, dai, anch'io più o meno. Ormai non sto neanche più a dirti che cosa devo seguire, a che cosa mi sto dedicando. Ormai ci siamo capiti, ragazzo. E niente, dai. Mi fa piacere che con Filo avete legato un pochino. No, un pochino, ormai siete diventati amiconi. Vi fate tanto di quel Minecraft da stare male. E va bene così. Io, come vedi, mi sono buttato su Ori and the Blind Forest. Quando ti dicevo, Nico, hai mai visto Ori and the Blind Forest? Bene. Soltanto per voi sto giocando. Dovrebbe essere un filo più semplice di Hollow Knight. Ma Fili non va in live da 2 giorni. Filo mi ha detto che si è rotto il computer. Te l'ha detto anche a te? Non l'ho mai visto. Adesso dai, adesso ti faccio fare una cultura di Ori and the Blind Forest. Uscito nel 2015... Non riusciva a giocare a COD. E sì, mi ha detto che poi ha avuto dei problemi. Insomma, si è rotto il computer, adesso lo sta aggiustando. Mannaggia, con questi computer che non collaborano. Ah. Eh sì. Cosa qua non mi ricordo. Fa male, immagino. No, non fa male. E quindi dai, si fa il possibile. PC permettendo, vita permettendo. Allora, avanti qua. Quindi niente, ragazzo, porto un po' di ori, va? Dato che Hollow Knight mi stava facendo bestemmiare. Era un po' troppo... Cioè, sicuramente poi lo porterò avanti, Hollow Knight. Adesso voglio dedicarmi un attimino a ori. Dato che l'ho già finito a suo tempo nel... Tanto tempo fa. L'ho finito a suo tempo, tanto tempo fa. Italiano del pizzomane, aia. Ed è un gioco molto bello. Ma bello, bello, bello. Esatto. Pensi te. Pensa Nico a farmi danzare in questa vita di videogiochi che non si gioca. Tra l'altro, cosa ne pensi del... come si dice, del pannello dei suoni? Perché l'ho spostato. Non si trova più nella scheda informazioni, ma l'ho spostato direttamente nella scheda dello streaming. Ora, magari te mi stai seguendo da cellulare.
Però se mi segui da computer, il pannello dei suoni si trova direttamente nella schermata dello streaming.